Buongiorno a tutti. Questo è il webinar dell'UEFE per parlare di Sardegna, ma in realtà parlando di Sardegna parliamo di mondo. Vi ho messo sullo schermo l'articolo pubblicato dal Guardian in relazione a un rapporto presentato pochi giorni fa da un gruppo di estremisti ambientalisti chiamato Agenzia Internazionale per l'Energia, che ci dice che oggi abbiamo un'occasione unica. L'AIEA dice che abbiamo avuto un calo delle emissioni dovute alla crisi con il virus famoso, la malattia Covid-19, e le emissioni sono scese. Dobbiamo fare in modo che il 2019 sia il picco delle emissioni e che le emissioni adesso comincino a scendere costantemente. Se non faremo questo, perderemo l'occasione di limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi. La crisi Covid-19 ci ha insegnato che prevenire è di gran lunga meglio che curare. E noi per il cambiamento climatico non siamo stati capaci di prevenire, non siamo stati capaci di limitare. Dobbiamo oggi siamo nella condizione di evitare le conseguenze peggiori. Se perdiamo anche questa occasione, ovviamente condanniamo noi, ma soprattutto le generazioni che verranno, a un mondo altamente inospitale e per la stessa civilizzazione umana. Questo è il quadro di fondo per il WWF. Per il WWF è inscindibile tutti i discorsi che noi facciamo su come cambiare l'energia, è inscindibile dal problema cambiamento climatico, quindi nostro dovere di ridurre rapidamente le emissioni per tendere e arrivare al carbonio zero nel più breve tempo possibile. Il 2050 è persino troppo in là, dovremmo cercare di decarbonizzare molto prima. Parlando di Sardegna, è importante capire che decarbonizzare non vuol dire solamente uscire dal carbone, ma vuol dire uscire dal carbonio. In Italia spesso si fa questa confusione. È importantissimo ed è possibile da subito fare a meno del combustibile fossile più inquinante, il carbone, però è necessario uscire da tutti i combustibili fossili e da tutte le fonti di emissione di anidride carbonica e di carbonio in generale, quindi anche il metano, per esempio. La proposta che noi facciamo è quella di mantenere e anzi, se possibile, accelerare rispetto all'uscita dal carbone entro il 2025. E poi soprattutto fare quel salto tecnologico necessario che in Sardegna è più possibile che da altre parti verso l'energia del futuro, che è un mix inscindibile tra energie rinnovabili ed efficienza energetica. Ci vogliono an anche altre componenti di questa ricetta, però abbiamo chiesto al Politecnico di Milano di fare uno scenario di trasformazione del settore energetico che tenesse nel debito conto questo fattore, che non è un fattore appunto ormai più da estremisti ambientalisti e neanche solo da ambientalisti, ma è un fattore che è entrato nell'agenda internazionale dal Green New Deal dell'Unione Europea, appunto all'Agenzia Internazionale per l'Energia, agli stessi investitori che ormai pongono questa come condizione fortissima per fare degli investimenti anche di tipo istituzionale e o privato. Quindi questo comincia a essere un po' il quadro. Darei quindi subito la parola al Politecnico di Milano per l'illustrazione dello studio e poi lo commenteremo con altre persone del WWF che vi presenterò più tardi.
Quindi darei la parola a Fabrizio Fattori del Politecnico, ringraziando anche Laura Tagliabue, coadrice del lavoro, che interverrà in caso di necessità. Grazie. Adesso devo togliere lo schermo. Ecco qua. Buongiorno, buongiorno a tutti, condivido il mio schermo. Vedete lo schermo, giusto? Sì. Grazie. Sì, grazie, sono Fabrizio Fattori del gruppo RELAB del Politecnico di Milano. Ringrazio io WWF innanzitutto per l'invito a presentare il lavoro. E anche ancora prima per l'invito a occuparci di questo tema. Forse devo cancellare, non so se vedete anche le vostre facce. Le tolgo io qua così, scusate. Alla domanda del WWF su quale scenario energetico ci potessimo immaginare per la decarbonizzazione della Sardegna, abbiamo voluto rispondere con questo studio. Che ha quindi questo titolo, Analisi preliminare sul possibile percorso di decarbonizzazione della Sardegna. Come l'abbiamo affrontato questo studio? Siamo partiti dalla comprensione del contesto energetico attuale e dalle possibili opzioni tecnologiche disponibili che si trovano per la decarbonizzazione, che si trovano perlomeno in letteratura o nelle strategie di politiche energetiche di altri contesti. E abbiamo calato queste possibili opzioni nel contesto sardo, definendo un possibile scenario di decarbonizzazione. Abbiamo poi voluto simulare questo scenario sia al 2050 in un contesto di completa decarbonizzazione, perlomeno sul sistema energetico, e abbiamo anche voluto fare una simulazione nel periodo post phase out del carbone, per capire quali delle soluzioni utili al 2050 o necessarie al 2050 potessero già essere utili per far fronte al phase out del carbone. La presentazione è strutturata così: nelle prossime quattro slide mostro i vari settori per comprendere come sono strutturati attualmente e capire quali sono le opzioni di decarbonizzazione e poi mostrerò le simulazioni e i risultati. Andando sinteticamente per il settore civile, si può dire che già oggi è molto presente sia nel residenziale che nel terziario la biomassa e una spinta elettrificazione, in particolare più biomassa nel residenziale e pompe di calore nel terziario. Guardando la distribuzione geografica, si notano poche aree con alta densità di domanda. Quali opzioni di decarbonizzazione sono possibili? Sicuramente un efficientamento generale, l'elettrificazione sia del riscaldamento che dell'acqua calda sanitaria e anche dell'uso cucina. Sicuramente l'elettrificazione del riscaldamento è un'opportunità in Sardegna data dalle temperature che permettono grandi efficienze. L'utilizzo di biomassa laddove sostenibile. E vi è anche la possibilità di teleraffrescamento in quelle situazioni con alta densità abitativa e densità di domanda. Per i trasporti, anche qui innanzitutto sarebbe auspicabile un efficientamento del settore in generale con uno shift modale, ma anche una riduzione della domanda anche sul trasporto merci, per esempio, andando a ridurre il numero di viaggi a vuoto dei camion. Una grande opportunità è data dalla possibilità di elettrificare i veicoli leggeri, mentre per quanto riguarda i trasporti pesanti si deve andare per forza su vettori energetici alternativi, idrogeno principalmente, poi biofuels. Andando invece su navi e aerei si vanno anche su altri combustibili energetici sintetici. A partire da idrogeno combinati con carbonio di origine neutra. In questo lavoro anticipo che abbiamo guardato soltanto ai trasporti terrestri, perché per quanto riguarda il marittimo e aereo è il percorso internazionale che sarà molto decisivo nel definire anche il percorso nazionale e regionale.
proprio per l'importanza del trasporto pesante dei marittimi e dell'aereo anche a livello internazionale, cioè i collegamenti internazionali. L'industria è sicuramente il settore più critico per diversi punti di vista. Critico nella comprensione per la comprensione nel contesto attuale, non tanto per quanto riguarda la domanda elettrica, che invece è ben definita e ben documentata, più che altro per quanto riguarda la domanda termica, che è quella poi di fatto difficile da decarbonizzare. Siamo riusciti, innanzitutto va anche detto che la domanda dell'industria è molto variabile nel tempo, è variata molto con la crisi 2008-2009 e è molto suscettibile quindi di variazioni. Dall'analisi delle emissioni dell'Emission Trading Scheme abbiamo potuto definire con un certo margine d'errore che la metà di questa domanda termica è concentrata in 9 comuni della regione, anche nell'entroterra. Per l'industria le opzioni di decarbonizzazione, anche qui sicuramente è auspicabile un efficientamento di tutto il sistema, per cui sarebbe auspicabile un potenziamento dell'economia circolare, per ridurre quindi la domanda di prodotti. Mentre per quanto riguarda i processi ad alta temperatura, sarà importante l'idrogeno e vari combustibili sintetici, sempre a partire da idrogeno combinato con carbonio di origine neutra. Quando parlo di idrogeno, lo dico adesso, vale un po' per tutta la presentazione, parlo di idrogeno verde generato da fonti rinnovabili, da elettrolisi associata a fonti rinnovabili. Per quanto riguarda i processi a bassa temperatura, sarà sufficiente un'elettrificazione. La cattura e lo stoccaggio di CO2 è una possibilità, in realtà c'è una possibilità in generale, ma qui abbiamo scritto controverso perché per quanto riguarda la Sardegna in particolare, la stima del potenziale di stoccaggio geologico della CO2 è incerta, esiste una stima che è piuttosto limitata, però in generale, questo non riguarda solo la Sardegna, la cattura e lo stoccaggio della CO2 dovrebbe essere una soluzione da, diciamo, ultima spiaggia, l'ultima da prendere in considerazione. Ce ne sono tante altre prima da prendere in considerazione. Il settore elettrico sardo si caratterizza per pochi impianti di grandi dimensioni, principalmente il carbone, l'impianto di gassificazione ciclo combinato della Sarlux connesso alla raffineria. Che fanno il grosso della produzione annuale, perlomeno guardando i dati 2019, insieme anche all'eolico, nella generazione, è la torta che vedete in alto a destra. La Sardegna è un'esportatrice attualmente, è anche un punto di transito nei flussi elettrici che passano dal sud Italia al nord Italia. Presenta anche un impianto di pompaggio. E come vediamo dalla torta, dicevo, il carbone fa una grossa fetta, occupa una grossa fetta, per cui il phase out del carbone è abbastanza impattante sulla Sardegna, nel senso che viene a mancare sia una quota di generazione, ma anche una quota di generazione stabile. Sono necessari, perlomeno per il TSO elettrico Terna, dei nuovi collegamenti sono necessari per far fronte al phase out del carbone, come compensatori sincroni, e anche sarebbe utile un aumento degli impianti di accumulo, in particolare del pompaggio. Per il settore elettrico, le opzioni di decarbonizzazione sicuramente si focalizzano sulle rinnovabili fluttuanti, fotovoltaico e eolico, per cui esiste una stima del Joint Research Center della Commissione europea. Che valuta il potenziale per entrambi, un potenziale per entrambi che è molto alto. Saranno importanti sicuramente anche le rinnovabili dispiacciabili, penso al biogas e all'idroelettrico, e sicuramente anche entra in gioco l'idrogeno. Con queste grandi penetrazioni di rinnovabili fluttuanti,
assolutamente necessario un sistema o più sistemi di accumulo, non soltanto giornalieri, ma anche stagionali, per portare gli eccessi elettrici dall'estate all'inverno. Saranno funzionali sicuramente anche una maggiore interconnessione, maggiore cumulo, l'abbiamo già detto, e anche opzioni di demand side management per gestire queste fluttuazioni, perlomeno con cicli giornalieri. Veniamo alla modellizzazione. Non entro nel dettaglio di tutto lo schema modellizzato. Dico soltanto che ci siamo serviti di uno strumento di simulazione che simula il dispacciamento delle varie tecnologie utilizzate, considerate, seguendo la logica della minimizzazione del costo operativo, una volta definite le capacità installate, e lo fa con un dettaglio orario su un orizzonte temporale annuale. Non vengono modellizzati gli scambi con il resto del sistema elettrico, se non che vengono considerati i possibili eccessi e shortage che possono essere considerati alla stregua di scambi. Viene modellizzata anche la necessità di inerzia e riserva per il sistema elettrico attraverso diciamo, viene considerata euristicamente richiedendo una certa quota di energia stabile. Vado giusto a focalizzarmi sulle cose più importanti. Fotovoltaico e eolico per lo scenario 2050 raggiungono 11 volte la capacità installata attualmente, circa, perché in realtà sono stati provati scenari, combinazioni diverse. Per lo scenario post phase out del carbone abbiamo considerato 3 volte la capacità attuale. Mentre si è considerato il pompaggio esistente, pompaggi nuovi per 1 gigawatt nel complesso e batterie per mezzo gigawatt associate in realtà al fotovoltaico distribuito, più che altro per sgravare la rete di distribuzione. Sono pensati elettrolizzatori per la generazione di idrogeno nei diversi settori, con capacità, sono state provate capacità diverse. Abbastanza alte, proprio per evidenziare poi poter evidenziare le dinamiche, quanto sono poi utilizzati nelle simulazioni. Infine, associate a questa generazione di idrogeno, ci sono dei sistemi di accumulo dell'idrogeno, anche questi con capacità abbastanza grandi, proprio per poter evidenziare quanto vengono utilizzati. Vediamo qui lo scenario 2050, i risultati. In alto a sinistra del grafico vediamo la generazione come si compone, la fanno da padrone fotovoltaico e eolico sicuramente, anche i pompaggi. Questa energia elettrica generata, che è circa 3 volte quella che viene generata ad oggi, in un anno, se ne va in parte per la domanda finale di energia elettrica, in parte se ne va per i pompaggi, sono i consumi dei pompaggi e per la produzione di idrogeno per il settore elettrico, e in parte se ne va alla produzione di idrogeno per le domande finali di idrogeno, quindi industria e trasporto pesante, e rimangono poi degli eccessi anche. Come mai ci sono questi eccessi? Ovviamente perché c'è una grossa capacità installata di fotovoltaico e eolico, lo vediamo nel grafico in basso a destra. Ci sono situazioni, questo è un focus su marzo, scusate, c'è scritto 2019, ma perché le serie storiche sono state prese dal 2019, ma in realtà stiamo parlando del 2050, ipoteticamente. Vediamo che la domanda si colloca piuttosto in basso e ci sono delle situazioni di overgeneration, cioè in cui la generazione è molto più grande della domanda, che sono gestite grazie alla produzione di idrogeno e gli accumuli riservati all'idrogeno per i vari settori. Se guardiamo alle curve di durata delle varie tecnologie o dei vari processi, in alto a sinistra vediamo l'energia non servita, c'è una quantità non trascurabile di energia non servita che rientra per diverse ore all'anno, e quindi questo è sicuramente un elemento critico, però vediamo che la capacità, la potenza necessaria o non servita è nell'ordine di grandezza della capacità di transito, quindi potenzialmente è energia che potrebbe venire da altre zone di mercato. Non avendo noi potuto simulare le altre zone di mercato, non sappiamo se effettivamente potesse essere disponibile questa energia nelle altre zone di mercato.
però sicuramente è un elemento critico che può essere migliorato o avendo a disposizione degli scambi dal resto del sistema elettrico o con maggiori accumuli. Nel centro vediamo le curve di durata relative all'idrogeno, la produzione di idrogeno. Abbiamo, come dicevo prima, abbiamo ipotizzato delle grandi capacità installate di elettrolizzatori, vediamo però che di fatto sono utilizzate per poche ore all'anno alla massima capacità. Anche questo è un elemento critico, indica che bisogna capire qual è il trade-off corretto tra grandi capacità installate di elettrolizzatori, quindi un costo di installazione, oppure il costo che ha l'energia che io produco ma non posso allocare da nessuna parte, e quindi il mancato guadagno dell'energia generata. Ho riportato qua le curve di durata del livello degli accumuli, ma in realtà c'è poco da dire perché sono abbastanza nella norma. Qua vediamo il periodo invece post phase out del carbone, 2025-2030, indicativamente. Qui abbiamo nella generazione, in entrambi i casi, scusate, non ho spiegato in entrambi i casi cosa sono. Nel caso in alto a sinistra sostituiamo, o meglio, facciamo fronte al phase out del carbone con 400 MW di solo pompaggio, come anche suggerito da Terna. Nell'opzione 2 abbiamo 400 MW di solo idrogeno. In entrambi i casi, nella generazione annuale, vediamo una fetta importante dell'impianto IGCC della Sarlux. L'unica differenza, invece, nei consumi sta negli eccessi che vediamo nel caso di solo pompaggio, perché nel caso di idrogeno, dell'accumulo attraverso idrogeno, ci sono dei cicli dell'efficienza del ciclo carica-scarica che sono più bassi nel caso dell'idrogeno, per cui nel caso dei pompaggi risulta invece essere energia in eccesso che posso eventualmente vendere al resto del mercato elettrico. Anche qui, se guardiamo al dettaglio orario, possiamo vedere che ci sono dei momenti di overgeneration non così grandi come al 2050. Però sono gestiti attraverso i diversi accumuli che abbiamo pensato, idrogeno o pompaggio esistente. Nel caso dell'idrogeno, le curve di durata indicano che c'è un utilizzo degli elettrolizzatori che è molto limitato alla massima potenza, è molto limitato per poche ore all'anno. La stessa generazione di idrogeno è piuttosto limitata nell'anno, giusto a servire da impianto di dispatchabile quando necessario per la sicurezza del sistema. Cosa concludiamo? Le simulazioni hanno mostrato che è possibile uno scenario per la completa decarbonizzazione al 2050, basandosi su rinnovabili, pompaggi e idrogeno verde, che serve sia per l'accumulo stagionale, ma anche per decarbonizzare settori non elettrificabili. Le simulazioni al 2025 affrontano il phase out del carbone con un incremento delle rinnovabili e degli accumuli idroelettrici, oppure, come abbiamo visto, anche dell'idrogeno verde. In generale, le soluzioni al 2050, che sono necessarie per il 2050, possono essere anche funzionali al 2025. E si può dire in generale che nella valutazione costi-benefici delle infrastrutture che vengono fatte per la Sardegna, sarebbe importante anche considerare la compatibilità di queste infrastrutture con gli scenari di decarbonizzazione al 2050. Non è detto che gli obiettivi di breve termine coincidano, anzi, sicuramente non coincidono con quelli di lungo termine, potrebbe essere ottimale guardare le infrastrutture con un orizzonte più lungo. In ultimo, sicuramente questa analisi può essere migliorata in diversi aspetti, ci sono diversi sviluppi che sono auspicabili, è stata un'analisi esplorativa che ha evidenziato diverse dinamiche che possono essere migliorate. Sicuramente sarebbe interessante poter caratterizzare meglio l'industria con maggiore disponibilità di dati, anche capire qual è la geolocalizzazione delle industrie per poter capire se possa essere utile, funzionale avere dei distretti industriali con reti locali di idrogeno, per esempio. Sono importanti, abbiamo visto, gli scambi con il resto del sistema elettrico, non possono essere trascurati. Sarebbe importante capire anche qual è,
il potenziale di biogas e biometano. E infine abbiamo visto tutto quanto dal punto di vista tecnico, diciamo la fattibilità tecnica, ma è sicuramente importante capire qual è la fattibilità economica, quindi capire la configurazione ottimale del sistema dal punto di vista economico. Con questo ho concluso. Grazie Fabrizio. Vorrei sottolineare che nello studio si fa molto accenno all'idrogeno verde, non perché sia secondario rispetto all'importanza della produzione di energia da parte di fonti rinnovabili, non perché sia secondaria la produzione di energia da parte di fonti rinnovabili, anzi, ma l'idrogeno verde, come spiegava lo stesso Fabrizio, potrebbe essere un elemento che serve un po' a rintucciare le accuse di coloro che dicono che vogliamo deindustrializzare la Sardegna. Non è così. L'idrogeno verde può rappresentare una soluzione rispetto ad alcune delle situazioni, diciamo, più ballerine che ci sono nell'isola. D'altro canto, però, noi vorremmo sottolineare il fatto che questa è l'occasione per ripensare in toto lo sviluppo della Sardegna e anche quali settori, per quale futuro, perché non è detto che ci sia bisogno di alcune produzioni e che non ci sia bisogno invece di nuove produzioni. Oggi abbiamo un'occasione molto speciale. L'Unione Europea sta stanziando i soldi del Green New Deal. All'interno del Green New Deal c'è il Fondo per la Giusta Transizione, che è un fondo che però non può essere dedicato a nuovi fossili. La Sardegna, quindi, che è uno dei due poli che sarà sicuramente interessato da questo fondo, che è costituito per l'Italia da oltre 3 miliardi di euro, quindi non noccioline. La Sardegna ha un'occasione unica, quindi vorrei chiedere a Matteo Leonardi, che è il nostro advisor sull'energia e sui mercati dell'energia, di inquadrare questo studio anche nel contesto nazionale. Sì, buongiorno. Direi che l'obiettivo fondamentale di questo studio era quello di verificare e comunque iniziare a dare un'idea di uno scenario possibile di decarbonizzazione della Sardegna in occasione del phase out delle centrali di Fiume Santo e Sulcis del Carbone. Lo studio ha delineato uno scenario possibile. Quindi il risultato dello studio è fondamentalmente il mandare un messaggio sul fatto che è possibile avere un sistema energetico sicuro, moderno e decarbonizzato in occasione e a complemento della necessaria trasformazione del sistema energetico sardo, sul quale interverrà da una parte il phase out al 2025 e contestualmente incideranno le policy europee e nazionali di decarbonizzazione. Ecco, mi è sembrato molto bello proprio l'impostazione di come si tracci una linea retta fondamentalmente da oggi al 2050 e in cui tutta la riforma del sistema energetico sia coerente nelle scelte di fondo fondamentalmente orientate sulle rinnovabili, sia coerente proprio nella crescita industriale connessa alle scelte di fondo che vengono fatte. Quindi una crescita da subito concentrata su tecnologie indiscutibilmente cruciali per la decarbonizzazione dei sistemi energetici, non solo della Sardegna, ma nazionali, europei e mondiali, e quindi lo sviluppo delle fonti rinnovabili, l'integrazione delle fonti rinnovabili nelle reti elettriche, nei sistemi energetici nel loro complesso, e quindi lo sviluppo degli accumuli, che siano gli accumuli tradizionali idroelettrici, che siano gli accumuli nuovi elettrochimici o che siano gli accumuli di idrogeno, sia per la gestione della rete elettrica,
ma soprattutto per andare a chiudere il cerchio della decarbonizzazione fornendo l'energia primaria per i processi industriali che non riescono ad essere elettrificati. Ecco, questo può partire dal lavoro, si vede proprio come può partire dal 2020, per consegnare progressivamente un sistema decarbonizzato. Non è evidentemente un percorso facile, lo studio non dice che è facile e lo studio necessita di ulteriori componenti, ulteriori approfondimenti per valutarne la fattibilità nel tempo, nelle economie e nelle tecnologie. Ma dice che è un percorso possibile ed è un percorso che offre, contrariamente a quello che si vede dalla presentazione di progetti ad hoc non completi a livello strategico, offre un'idea di come il sistema energetico può decarbonizzarsi in una prospettiva di crescita. Si parla fondamentalmente di una media di installazione di 600 megawatt di impianti rinnovabili all'anno, quindi una dimensione cospicua, ma all'interno dei potenziali dell'isola. Si parla della dotazione di circa un massimo di un migliaio di megawatt di impianti alimentati ad idrogeno al 2050, con tutti i caveat che Fabrizio ha sottolineato durante la sua presentazione. Ecco, questa cosa qua significa che è uno scenario possibile e che quindi il suggerimento è quello che venga inserita questa prospettiva all'interno di tutte le valutazioni che si stanno facendo nell'analisi dei costi-benefici per lo sviluppo del sistema energetico sardo, sia a reazione della chiusura degli impianti a carbone, sia nella prospettiva 2050. Perché è importante, a nostro avviso, costruire un'idea che sia fondata su una strategia? Perché ci sembra che già con il Green Deal, quindi già a fine 2019 con la proposta di Green Deal e l'identificazione di una risorsa economica di 1.000 miliardi per finanziare la transizione e ancor più oggi, dopo il periodo del Covid e le prime indicazioni dell'Europa su come si reagisce a livello economico a tale alla crisi innescata da Covid, con un suggerimento di una dotazione di 3.000 miliardi per il Recovery Fund, bene, ci sembra che da parte dell'Europa le risorse si stiano delineando e sia necessario avere delle idee di come spenderle. E siccome i programmi di risorse europee sono pluriennali, è importante che tale idee per spendere siano pluriennali e che quindi siano inseriti in un percorso non solo decennale, ma possibilmente al 2050. Al contrario, ci sembra, e vorremmo che la Sardegna fosse anche un auspicio per le policy nazionali, ci sembra che si stia partendo a costruire la casa partendo dal tetto. Le fondamenta della decarbonizzazione sono le fonti rinnovabili e quindi qualsiasi strategia energetica dal nostro punto di vista deve proprio partire sempre ad avere sempre presente quali sono le fondamenta. Le fondamenta sono le rinnovabili. E perché le fondamenta rimangano insieme c'è bisogno degli accumuli e c'è bisogno una gestione dei picchi della sovrapproduzione rinnovabile che per fortuna è funzionale agli accumuli di un nuovo vettore quale l'idrogeno per la fornitura delle industrie che contestualmente si dovranno riformare per essere compatibili con lo scenario economico e tecnologico del 2050. Quindi progettare infrastrutture che oggi non vedano questa cosa qua, non vedano l'orizzonte e l'importanza di una strategia complessiva e quindi la necessità che tutti i tasselli del puzzle possano combaciare,
ovviamente con l'approssimazione degli scenari, ma almeno con un'idea strategica in mente, per noi è fondamentale. Vorremmo appunto che questo lavoro permettesse di riportare le rinnovabili al centro del dibattito. Vorremmo che fosse un dibattito che si estendesse non solo a un'idea di sviluppo della Sardegna, ma anche a delle policy nazionali e quindi lo sblocco delle procedure di autorizzazione, delle indicazioni su dove va il mercato delle rinnovabili. Se quindi l'intenzione è continuare con dei meccanismi di asta o se si vuole accelerare attraverso la transizione al mercato delle fonti rinnovabili. Ma dalla SEN ad oggi tutta la parte di sviluppo a mercato delle fonti rinnovabili è incerta ed incompleta nelle policy. La strategia del metano è annunciata, ma non vi è. La strategia dell'idrogeno verde è annunciata, ma non vi sono tanti passi avanti. La Germania l'altro ieri ha chiaramente identificato un obiettivo di 5 gigawatt di metano al 2030. Il lavoro del Politecnico oggi indica come riferimento del potenza a metano un 1000 megawatt al 2050. Ci sembrano dimensioni facilmente compatibili una sull'altra. E ci sembra un suggerimento... Intendevi dire idrogeno, naturalmente, non metano. Hai detto metano. Sì, scusate, io continuo... idrogeno ed idrogeno verde, voglio dire. Quindi la Germania ha già un programma, è uscita un programma, guarda caso, contestualmente, all'identificazione dei fondi europei. E invece noi abbiamo un'isola che offre uno scenario coerente in tutte le sue parti, difficile ma coerente in tutte le sue parti, che offre una strategia in cui per i prossimi 30 anni è evidente la traiettoria di crescita e quindi è evidente la mancanza di rischio di lock-in, la capacità di attirare finanziamenti, la capacità di fare leva dai finanziamenti pubblici con quelli per quelli privati, la dimensione di innovazione nelle nuove tecnologie e nei nuovi sistemi che possono coinvolgere anche una revisione dei processi industriali di cui la Sardegna ne ha sofferto negli ultimi anni, perché se si vedono i consumi energetici della Sardegna negli anni 2000 fino ad oggi è una drammatica crollo della produzione industriale e dell'abbandono dei processi produttivi in Sardegna, laddove invece proprio la necessità di riforma dei processi industriali attraverso l'introduzione di tecnologie decarbonizzate permetterebbe in Sardegna di anticipare e quindi di riportare una crescita come modello per il continente e l'Europa. È questo che secondo noi deve essere portato anche nella valutazione costo-beneficio, perché quando vediamo la valutazione costo-beneficio, la valutazione costo-beneficio evidentemente è influenzata dagli indicatori di fondo su cui valuto un costo-beneficio. Per la Sardegna penso che si debba scegliere come indicatore il fatto che l'isola rappresenta un modello su cui non vi è un'infrastruttura gas, che sì è stato storicamente un peso e un aggravio in termini di costo e in termini di opportunità, soprattutto per il comparto industriale, ma che oggi, se opportunamente gestito, può rappresentare un elemento strategico per anticipare l'innovazione che, anticipata, permette di attirare le risorse economiche e di sperimentare processi produttivi e soluzioni per i sistemi energetici e per i sistemi industriali compatibili con la decarbonizzazione. Ecco, quindi un po' questo è il ragionamento del lavoro che è stato fatto. Lo scenario è possibile, non è facile ma è possibile. La raccomandazione è che nella valutazione costi-benefici e in generale
nella valutazione del futuro energetico sardo si parta dai fondamentali, e i fondamentali della decarbonizzazione dei sistemi energetici di oggi sono lo sviluppo delle rinnovabili. Quindi il primo tassello di qualsiasi capitolo deve essere quante rinnovabili facciamo e come le facciamo. E poi direi che sia molto importante, che è emerso dal lavoro, l'importanza di poter anticipare alcune tecnologie e alcune soluzioni che servano da modello e quindi siano una scelta vincente per l'isola, servono da modello per la decarbonizzazione in generale nei sistemi energetici. Sono l'idrogeno, l'integrazione delle rinnovabili tra le reti. Uno degli elementi, e poi vi chiudo, uno degli elementi principali che sta emergendo nella gestione della ripresa economica post-Covid è proprio come le risorse che l'Europa necessariamente dovrà mettere in campo possono da una parte incrementare il lock-in e quindi da una parte possono magari indurre nel breve periodo una crescita economica, ma nel medio periodo, neanche lungo periodo, ma nel medio periodo entrerebbero in contraddizione con le policy di decarbonizzazione. E quindi gli investimenti e le risorse che noi avremo messo nelle tecnologie tradizionali, nelle tecnologie fossili, genererebbero nel giro di pochi anni una contraddizione con le politiche di decarbonizzazione e quindi fondamentalmente sarebbero delle risorse bruciate. Laddove invece si riuscirà a far combaciare le risorse per la ripresa economica, che sia il Recovery Fund, nelle sue diverse declinazioni e che siano le risorse del Green Deal, nel momento in cui noi riusciamo a far combaciare queste risorse con delle strategie e con delle infrastrutture che siano compatibili con la decarbonizzazione, avremo la possibilità di anticipare tali tecnologie e di renderle e di dare una prospettiva di almeno 3 decenni, sia in termini di investimento che in termini di occupazione. È importante anche, proprio in quest'ottica qua, vedere come lo studio del Politecnico ha affrontato tutti i settori e quindi quando noi andiamo ad esplodere quel lavoro, se dovessimo farne una valutazione di costo-beneficio, se andiamo ad esplodere quel lavoro, vediamo anche tutte le implicazioni nella generazione distribuita, negli accumuli, nella conversione, nella parte civile, nella parte dei trasporti, è tutto un suggerimento di innovazione e generazione di crescita e occupazione per un settore che è coerente con le strategie di lungo periodo. Ringrazio il WWF per aver suggerito il lavoro e il Politecnico per aver dato questa prima idea, questa prima direzione di uno scenario finalmente che parte dalle fondamenta, ovvero dalle fonti rinnovabili. Grazie Matteo, e grazie anche a Sara, la figlia di Matteo, che ha fatto capolino durante il suo intervento. E adesso la voce della Sardegna. Carmelo Spada è il delegato del WWF Sardegna. E tra le altre cose che dirà, vorrei che ci narrasse anche di esperienza diretta e concreta di beneficio che le rinnovabili possono portare a delle comunità in Sardegna. Cioè, ci sono degli esempi che sono di valore nazionale. Grazie. Carmelo, stai cercando di far vedere lo schermo? Io non sento più. Ecco, vai. Ti sentiamo, vai. Carmelo? Io non sentivo nessuno, voi mi sentite? Sì, ti sentiamo, vai, vai, tocca a te. Ok, va bene, allora
in questa situazione strana proviamo a parlare. Dunque, io partirei proprio da una delle affermazioni che ha fatto Maria Grazia, che ha posto il problema di quale sviluppo per la Sardegna. E lo sviluppo per la Sardegna significa poi la pianificazione dell'energia che serve alla Sardegna. Se noi andiamo a guardare i dati che sono stati già riportati dai relatori che abbiamo preceduto, possiamo vedere che in Sardegna si producono più di 3.000 gigawattora che vengono esportati rispetto al fabbisogno. E se andiamo a vedere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, siamo al quasi il 34%, e che risponde poi alla richiesta del 66% della domanda, se si esclude l'industria. Quindi ci sono i numeri, come peraltro poi i relatori hanno ben documentato, per, come dire, la Sardegna essere in grado di soddisfare le esigenze energetiche. Però quello su cui noi vogliamo basare l'intervento è soprattutto sul discorso delle comunità energetiche, che è un punto fondamentale e strategico. Le comunità energetiche che vedono un sistema in cui i soggetti di un'area geografica sono in grado di produrre, consumare e scambiarsi energia con una governance locale, capace di fornire l'utenza in un'ottica di autoconsumo e autosufficienza. Questa è una realtà in Sardegna. Noi abbiamo una realtà che è quella del Comune di Benetutti. Comune di Benetutti che è il primo e al momento anche unico, insieme ad un altro comune dell'Oceano che è Berchilda, e abbiamo in questa situazione dove sono proprietari, titolari della rete locale di distribuzione elettrica, dove è stato possibile a partire dalla fine degli anni 2000 una produzione di energia elettrica da fotovoltaico, con sviluppo nel corso del tempo straordinario, perché la comunità locale ci ha creduto. Si tratta di un paese di 1.800 persone e oggi l'azienda elettrica comunale di Benetutti ha 1.100 utenti. Quindi è un sistema che può essere una realtà, ma non in un paese di 1.800 persone, ma in una grande città, se solo, perché i tetti ce li abbiamo in tutte le città, se appunto ci si mettesse in una logica, in una prospettiva completamente nuova di parlare e di pensare la produzione di energia. Il Comune di Benetutti in questi ultimi mesi, proprio per realizzare una smart grid, partecipa a vari progetti che sono stati finanziati dalla Regione Europea o dalla Comunità Europea, come il progetto Horizon 2020, dove vi è un consorzio di enti e università, da Lisbona, l'Università di Bristol e altre, l'Università di Patras in Grecia e così via. Il concetto che deve essere quello di una democrazia energetica in cui i cittadini siano protagonisti di questa produzione di energia elettrica. E poi concludo ribadendo proprio il concetto che è fondamentale. La Sardegna deve passare non per il metano, perché come ha detto poc'anzi il relatore che mi ha preceduto, è vero, la Sardegna non ha avuto il metano, ma chiedere oggi il metano è come nell'era di internet chiedere il fax. Il fax non lo utilizza più nessuno, quindi noi dobbiamo puntare alle rinnovabili, dobbiamo puntare a una nuova economia che parta dalla bonifica dei siti di interesse nazionale, quindi che parta proprio dalle bonifiche, perché questo è l'altro grande vero tema della Sardegna, per nascere ad una nuova economia, una green economy, che oggi non è aria campata in aria, non sono cose campate in aria, ma è proprio la strategia dell'Unione Europea, e con
la strategia del New Green Deal deve essere veramente questo, questa è la prospettiva vera e concreta per la Sardegna. Veramente molto, grazie Carmelo, sei stato veramente molto rapido e però denso. E la cosa che vorrei proporre adesso è vedere se ci sono domande. Se non ci fossero domande, dico due parole di conclusione e finiamo. Ci sono domande? Non mi pare che in questione Dancer vedo nessuna domanda. Ho scoperto che possiamo anche farvi vedere nel caso voleste fare domande. No, non ci sono domande. A questo punto io direi, vorrei aggiungere solamente un ultimo elemento. Oggi si parla molto di PNIEC, cioè il piano energia-clima, e della sua attuazione, però non si tiene conto adeguatamente del fatto che questo piano andrà cambiato presto e la decarbonizzazione andrà accelerata, perché l'obiettivo europeo, nonostante a livello internazionale i negoziati siano stati rinviati di un anno, gli obiettivi nazionali vanno assolutamente adeguati nel più breve tempo possibile all'esigenza di limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi. Per quel che riguarda l'Europa, noi ci auguriamo che venga portato, innalzato l'obiettivo ad almeno un taglio del 55% delle emissioni, come WWF abbiamo calcolato, proprio ieri è uscito uno studio che lo dimostra, che è possibile anche arrivare al 65% di riduzione delle emissioni. Però in ogni caso quella che noi abbiamo presentato in questo studio, e cioè la componente accelerazione della decarbonizzazione, accelerazione della decarbonizzazione, non è un qualcosa che si può, diciamo così, con cui si può giocare. È uno degli elementi di fondo, e la nostra economia si deve adeguare a questo, che vede l'ambiente e in particolare il cambiamento climatico in questo caso come una componente di fondo, non accessoria. In questo senso noi siamo abbastanza perplessi, per esempio, dal fatto che le date di posa del cavo di Terna hanno subito numerose variazioni, di cui siamo stati testimoni diretti. Prima si è detto che i tempi del cavo sarebbero stati un pochino oltre il 2025, il 2027, adesso non ricordo esattamente. Poi si è detto che il cavo sarebbe potuto essere in opera dal 2025. Oggi cambia l'amministratore delegato e la data va al 2028. Ma questo non vuol dire assolutamente tener conto della necessità di decarbonizzare nel più breve tempo possibile. Cioè il nostro TSO non si sta adeguando a questo nuovo imperativo, che è altrettanto importante del fatto se ci sono i soldi, se è fattibile e tutte le altre condizioni. Questo volevo dirlo perché siamo rimasti veramente molto perplessi. Mi viene una domanda dopo le mie conclusioni da Carlo Macciocco. Esiste una stima anche approssimativa dei costi dello scenario Polimi, cioè vostro? Il Tyrrhenian Link è considerato comunque indispensabile o no? Questa è una domanda per Fabrizio e Laura sicuramente. Sfortunatamente no, non esiste ancora una stima economica, sarei contento se WWF ce lo chiedesse, però no, attualmente no. Per quanto riguarda il Tyrrhenian Link, in realtà non abbiamo simulato gli scambi col resto del sistema elettrico, però abbiamo evidenziato i momenti di deficit o eccesso di energia elettrica
e abbiamo guardato a qual era la potenza necessaria di, o qual era la potenza di deficit o di eccesso. E, diciamo, in alcuni momenti era opportuno avere anche la capacità aggiuntiva del, del Tyrrhenian Link, per rimanere sotto, per avere a disposizione una, diciamo una, uno sfogo per quella, per quell'energia in eccesso, l'energia elettrica in eccesso, e anche in realtà per quella, per i deficit, per i momenti di deficit, sebbene per poche ore all'anno, però sì. Questo, insomma, nel quadro sempre tutti sono di aiuto, in particolare noi siamo per le reti di trasmissione e di distribuzione, sono essenziali nello scenario rinnovabile, però nessuno è proprio così indispensabile come a volte si può ritenere. Altre domande non ce ne sono, e quindi in perfetto orario alle 11.00 io direi di salutarci. Ringrazio veramente tantissimo Fabrizio e Laura, ringrazio Matteo e Carmelo, e ringrazio tutti coloro che ci hanno ascoltato e che ci ascolteranno anche nella registrazione. Grazie a tutti. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a voi. E grazie Marcello dei complimenti. Forse mi sentite adesso? Sì, adesso sì. Adesso mi sento. Maledetta tecnologia. Si è sentito il mio intervento poi? Sì, tutto benissimo. La situazione assurda, va bene. Ok. Grazie ancora a tutti quanti. Grazie, arrivederci. Arrivederci.